Riprendiamo la nostra conversazione sulla sostenibilità chiamando sul palco Massimiliano Fenio. Buongiorno Alessandra, buongiorno a tutti. Ciao Massimiliano, adesso poi ci spieghi che cosa c'entra la cyber security, che è cosa importantissima, con la sostenibilità. Io sono molto curiosa di ascoltarti. Buon talk. Sì, buongiorno a tutti. Ecco, oggi vi parlo di questo tema che non è legato, insomma, ai temi di sostenibilità ambientale, ma più in termini pratici di sostenibilità del business. Ormai siamo tutti i giorni bersagliati da temi di attualità legati agli attacchi hacker che si verificano per istituzioni, per siti di carabinieri, ministeri. Negli ultimi tempi poi ho provato anche sulla mia esperienza cosa comporta un blocco di un'attività, diciamo, informatica che offre dei servizi, quale può essere un ospedale. Io ho avuto per esempio 30 giorni di blocco di tutta una serie di esami che dovevo fare causata da un problema di sicurezza informatica, per non parlare poi del tema della sicurezza informatica delle aziende. Ho visto clienti che a seguito di un attacco informatico hanno dovuto fermare tutta l'attività produttiva e non solo per oltre 3-4 giorni. Quindi il tema è sicuramente caldo e lo diventerà sempre di più probabilmente. E per i freelance, cambia poco, soprattutto se i dati e comunque i dispositivi sono pochi. Quindi noi siamo abituati a lavorare con il PC, con il tablet, con lo smartphone, ed eventualmente un blocco o una compromissione di dati può avere delle conseguenze molto serie. Provate a pensare cosa comporterebbe se dovesse capitare a voi. Magari vi è già capitato e avete già provato l'ebbrezza. Poi, lavorando con molti freelance negli ultimi anni, ho constatato che la sicurezza informatica per i freelance, consiste sostanzialmente in questo. Quindi uno si installa un bel antivirus, lo tiene anche aggiornato, magari compra la versione dell'ultimo modello recensito come il miglior antivirus dell'anno e lì è convinto che sia sufficiente. In realtà questo non basta più. Ormai siamo arrivati in una situazione in cui l'antivirus è proprio il minimo sindacale, o meglio, è come andare in auto e pensare che mettendo la cintura di sicurezza siamo a posto. Però se poi cominciamo a guidare in maniera spericolata, scrivendo messaggi su WhatsApp, la cintura serve a poco. Questo lo dicono anche molti esperti e anche lo potete trovare ormai continuamente anche sugli articoli che girano. L'antivirus per il computer comincia a diventare poca cosa rispetto ai rischi che stiamo correndo negli ultimi tempi. È un settore che vale ancora miliardi perché chi produce antivirus ovviamente spinge ad acquistare, ad aggiornarli, però non basta più. O meglio, da tempo poi molti esperti stanno spiegando che basta addirittura quello installato con Windows, quindi non serve neanche andare in cerca di prodotti sofisticati. L'antivirus può fare tutta una serie di attività di prevenzione, però non serve a nulla se non ci mettiamo un po' di testa. Perché la cyber security è sostanzialmente un problema di sicurezza a livello di fattore umano. L'anello debole della catena di sicurezza informatica è l'elemento umano. Qui vi ho riportato un dato di una delle tante ricerche che girano, e ne trovate finché volete sul web. Il grosso dei problemi che si verificano legati al tema della cyber security è legato all'elemento umano. Quindi possiamo avere tutti gli elementi tecnologici che vogliamo, lo stesso capita anche per le aziende che investono migliaia se non milioni di euro in tecnologia per proteggersi, poi capita che la persona inavvertitamente o per qualche altro motivo fa entrare il problema. È come se noi a casa ci mettessimo su l'antifurto ultimo modello, il fossato con i coccodrilli, i Rottweiler sulla porta e poi siamo noi che apriamo la porta e facciamo entrare i malintenzionati. Stesso identico principio, quindi cyber security oggi è sostanzialmente un tema di consapevolezza e conoscenza. C'è anche l'elemento tecnologico che va tenuto presente, ma non è più l'elemento preponderante. Per cui oggi ho pensato di parlarvi di quattro temi, ovviamente il tempo è quello che è. Quindi vi parlerò di tutto il mondo del ransomware malware, che è uno dei rischi più alti in questo momento. Tutto il tema del phishing e del social engineering, che poi sono collegati direttamente e trasversalmente anche al tema della navigazione sicura e dei social media. Spero che non vi sia mai capitato di vedere una finestra di questo tipo. Questo è come agisce un ransomware, cioè un sistema per cui voi state lavorando normalmente,
cliccate da qualche parte, vi portate a casa qualche schifezza e al riavvio successivo o finché lavorate vi trovate una schermata intera che vi blocca l'utilizzo del PC e che vi dice o paghi un riscatto in Bitcoin di pochi dollari oppure il tuo PC risulterà inutilizzabile. Cioè i vostri file e tutti i vostri documenti sono stati criptati e quindi per poterli riutilizzare dovete per forza di cose accedere a questo sistema di pagamento di riscatto sostanzialmente. Quindi il meccanismo è molto semplice. Qualcuno ha creato questo software, perché a tutti gli effetti è un piccolo software che viene configurato e installato sulla macchina, o meglio, sul dark web ci sono una marea di questi software completamente a basso costo, addirittura noleggiabili da parte dei malintenzionati. Cioè se voi andate su questi canali trovate in vendita a prezzi modici, parliamo di $300 per 50 cifrature, la possibilità di noleggiare questi software e di installarli e gestirli, per cui sono accessibili a chiunque può usare un computer e riuscire a mandarli a qualcuno. Per cui questi software poi vengono in qualche modo fatti installare sul computer dell'utente, banalmente il classico allegato della mail Farlock, piuttosto che il link su cui l'utente è invitato a cliccare, che scarica un qualcosa e questo qualcosa va a cifrare il disco del PC, rendendo inaccessibili tutti i dati e quindi esponendo il soggetto che ha i dati a un'estorsione sostanzialmente. C'è anche la variante dell'esfiltrazione, quindi in molti casi, oltre a rendere cifrati i dati, poi li portano fuori e li pubblicano o li possono riutilizzare in maniera ulteriore. Quindi capite che questo diventa un problema molto serio. È già successo a tante istituzioni, vi citavo prima ospedali, aziende, che hanno avuto il problema di bloccare tutta l'attività e in alcuni casi si sono trovati poi i dati, per esempio citavo prima il caso dell'ospedale di Padova, alcuni dati sono finiti sul web, sfiltrati e pubblicati in maniera pubblica. Quindi parliamo di un tema di estorsione informatica che nel 95% dei casi l'antivirus non blocca. Quindi potete avere anche l'antivirus ultimo modello comprato ieri, secondo tutte le statistiche del mondo, su queste cose qui ci casca completamente anche con l'antivirus. Senza parlare poi di tutti gli altri elementi software che ci possiamo portare a casa durante la navigazione o con una mail, che sono i classici malware, spyware, virus di cui avrete sentito parlare sicuramente negli anni precedenti, che possono essere gli adware, i rootkit e tutte le altre cose. Il ransomware è l'evoluzione di tutti questi, che sta un po' soppiantando tutti gli altri elementi che vedete citati in queste slide. Quindi fondamentale cominciare a conoscere questo tipo di problema e capire come comportarsi. Qui vi ho elencato alcuni elementi da tenere presente. Primo, fare sempre gli aggiornamenti di sistema operativo, antivirus e antimalware ovviamente. Molto spesso non abbiamo voglia di installare gli aggiornamenti del sistema operativo perché ci rompono le scatole, però molti di questi problemi potrebbero in alcuni casi essere evitati con il sistema operativo aggiornato, tant'è vero che le case madri hanno cominciato a mandare il sistema operativo con le notifiche per incentivare gli utenti ad aggiornare il più possibile. Poi, altro punto critico, i link, anche da mobile. Molti cliccano i link senza guardare o senza, come dire, pensarci un attimo. Una mail che può contenere un link, in prima battuta può sembrare un link tranquillo, in realtà può portarci a scaricare un malware piuttosto che un sistema di quelli che vi ho elencato prima. Gli allegati, molto spesso ci arrivano mail da soggetti che non conosciamo o mail che si spacciano per qualcuno che conosciamo che contengono degli allegati che a prima apparenza possono sembrare un banale Excel o un'immagine, in realtà se guardiamo bene non sono né un Excel né un'immagine ma sono qualcos'altro. Altri elementi da tenere presente, i segnali del dispositivo. Cominciate a vedere il rallentamento, cominciate a vedere un uso anomalo di risorse. Se il disco lampeggia, il LED del disco lampeggia in maniera strana e voi non state facendo niente, o cominciano a apparire delle finestre anomale, già lì la cosa comincia a essere a rischio. Ovviamente tutto questo è fondamentale che ci sia un backup periodico e soprattutto che le copie di backup vengano conservate, separate e scollegate dal PC. Perché se prendete un ransomware e avete il disco di backup collegato al PC, la prima cosa che fa va a criptare, a cifrare il disco di backup e quindi rende inutilizzabile anche la copia. Quindi questo vale anche per qualunque tipo di problema informatico che può succedere, banalmente vi si rompe il PC e quindi è fondamentale avere il backup.
L'altro tema di cui volevo parlarvi oggi è tutto il mondo del phishing, con la variante smishing e phishing. Non so se avete mai sentito parlare di questi termini. Quindi parliamo di un meccanismo per cui un soggetto malintenzionato vi invia una mail, potrebbe essere anche un messaggio WhatsApp, potrebbe essere un SMS, un messaggio Messenger o una telefonata, perché ultimamente le varianti si moltiplicano. La vittima inconsapevolmente ci casca e viene portato poi a un sito finto che è simile, se non uguale, a quello della banca piuttosto che del servizio a cui siamo abituati ad accedere. Una volta che entriamo con le password, ovviamente il malintenzionato recupera le password e le usa per fare tutta una serie di azioni dannose. Il più conosciuto è sicuramente il phishing che ricevete ogni giorno in casella di posta. Questa l'ho presa fresca fresca questa settimana, vedete, dal 13 marzo non potrei più utilizzare la carta di credito. Il messaggio in questo caso è anche in un buon italiano, quindi non ci sono errori così evidenti. E il mittente, non so se lo vedete qui in alto, è esattamente quello che viene utilizzato per le comunicazioni di servizio di Intesa San Paolo, quindi noreply@intesasanpaolo.com.it, se non mi ricordo. Ovviamente il mittente è ampiamente falsificabile, quindi chiunque di noi può mandare una mail con un mittente di qualcun altro. Non ci vuole assolutamente nulla, quindi non è un elemento da considerare fondamentale il mittente. Piuttosto l'unico sistema che vi permette di verificare se questa mail è buona o no è eventualmente passare il mouse sopra il link, che può essere un bottone o qualcos'altro. Anche se qui ci fosse scritto www.intesasanpaolo.com, in realtà il link potrebbe essere un altro. Quindi passate sempre il mouse senza cliccare e vedrete che il link non è esattamente quello ufficiale, ma è qualcos'altro, e a quel punto lì casca l'asino. Quindi attenzione, questi messaggi continuano ad arrivare, sono sempre più sofisticati, sono sempre fatti meglio e soprattutto cominciano ad arrivare anche con altri sistemi. SMS, WhatsApp, Messenger, Telegram, ho visto i primi anche su Telegram, o in alcuni casi potrebbero anche evolvere in situazioni di social engineering. Quindi in questo caso parliamo di meccanismi con cui il soggetto malintenzionato cerca di carpire la fiducia dell'interlocutore attraverso anche una telefonata. Visto spesso casi in cui la banca, o meglio qualcuno che conosce la banca che voi frequentate, va a chiamare sul vostro numero, vi dice: sono Massimiliano Fenio della banca Intesa filiale di Padova. E voi siete effettivamente clienti di quella banca e sapete che lì ci lavora un tizio che non vi ha mai chiamato, ma che l'avete visto magari più volte allo sportello col cartellino, con la targhetta, eccetera. Vi dà una serie di informazioni sbagliate che vi portano poi a lasciare dei dati che poi lui va a utilizzare per farsi un bonifico o per portarsi via dei soldi. Tutte queste situazioni sono sempre più frequenti ed evolvono in continuazione, quindi bisogna cominciare a prestare la massima attenzione. La banca non ci chiama mai. Anzi, perché a trovare qualcuno della banca bisogna fare i salti mortali per prendere appuntamento, quindi ragionate un attimo prima di dar retta a queste chiamate false. Sono palesemente false, ma sono molto credibili, perché, come vedete in questo schemino, chi fa questo tipo di lavoro raccoglie delle informazioni e le raccoglie molto facilmente, molto velocemente e molto precise. Come difendersi? Attualmente tenetevi informati e passate parola, nel senso che potete capire anche magari da amici, conoscenti, parenti, se ci sono delle situazioni correnti che possono essere di questo tipo. Usate delle pratiche intelligenti, quindi state attenti agli attacchi di pretexting, tailgating, quindi meccanismi che cercano di acquisire la vostra fiducia per portarvi a casa dei dati. Siate sempre scettici, quindi tutto quello che è urgente da fare entro stasera, entro oggi, entro domani, premi conti, banche, carte, soldi, informazioni personali, ovviamente non ve li chiede nessuno per telefono, tantomeno per mail. Dovete andare voi in banca piuttosto che presso l'ente di riferimento a portarli o eventualmente prendere appuntamento. Massima attenzione ai dettagli. Molte volte è tutto perfetto, però c'è sempre qualcosa che lascia trasparire l'inconveniente. Le mail che vi ho fatto vedere prima erano perfette, l'italiano era corretto, il mittente era corretto, la grafica era corretta, le informazioni in piedi pagina erano corrette, il contanto di partita IVA, numero del customer service, eccetera, però se passate sopra il mouse vedete che il link non è quello, quindi c'è sempre il modo di scovare l'inconveniente. E il problema non riguarda solo la posta elettronica, si sta spostando molto su messaggistica digitale, prima con gli SMS, poi con WhatsApp, adesso comincia a passare su telefonate o visite manipolatorie.
mi è già successo di vedere delle visite in azienda, per fortuna non a casa di persone, cominciano ad esserci anche delle situazioni in presenza. E ovviamente tenete sempre aggiornato browser, sistema operativo e i vostri software di protezione. Attenzione anche alla navigazione, soprattutto la navigazione, diciamo, fuori casa o fuori dall'ufficio, perché si moltiplicano i casi di attacchi di sniffing. Classico sistema in cui io vado a quel bar famoso perché c'è un bel wifi in fibra che viaggia velocemente, il wifi è gratis, mi attacco lì e lavoro da lì. Ok, bella cosa, però attenzione che dentro a quel bar, o meglio di fianco a quel bar, potrebbe esserci qualcuno che dentro la stessa rete, quindi al riparo, non è l'esterno che si infiltra all'interno della rete del bar, ma è proprio dentro il bar e mi va a sniffare tutto quello che è il traffico, il mio traffico all'interno della rete, e quindi può carpire delle informazioni anche molto delicate. Peggio ancora se è qualcuno di magari un po' più preparato che si mette in mezzo fra voi e la connessione pubblica e quindi intercetta tutto quello che fate, password comprese. Quindi la navigazione, prestate molta attenzione anche qui agli strumenti, aggiornamenti fondamentali. Attenzione a non riciclare le password, meglio se usate l'autenticazione a più fattori o qualche altro fattore magari di sicurezza. Diffidate degli accessi da wifi pubblico, li trovate un po' dappertutto, però io vi consiglierei di usare il vostro cellulare magari in tethering piuttosto che collegarvi da questi dispositivi che di solito non sono presidiati e sono in balia di chiunque con un minimo di esperienza possa fare queste attività. E ovviamente ricordatevi anche di fare il logout dai sistemi che utilizzate. Ultimi due passaggi, visto che il tempo sta per scadere, ho messo anche una slide sui social media. Sono tutte cose che conoscete, che però probabilmente applicate poco. Attenzione, perché ormai tutti i report di incidenti informatici, tutte le indagini che fanno la Polizia Postale, Guardia di Finanza, eccetera, riscontrano che molti dei problemi che si verificano sono legati al fatto che la gente sui social, diciamo, ha un utilizzo abbastanza improprio. Quindi attenzione, perché da lì passano parecchie di queste situazioni. Sicuramente finché io parlavo molti di voi stavano pensando: ma tanto io uso dispositivi Apple e quindi siamo indenni da qualunque tipo di problema. Per questo vi ho riportato in questa slide Rai, Sole 24 Ore, Repubblica e ANSA di febbraio-marzo, che vi danno, semplicemente leggendo i titoli, la situazione reale anche su questi dispositivi. Quindi la sicurezza non è un problema di Windows, è un problema di qualunque tipo di dispositivo fisso, mobile, portatile, connesso a internet, qualunque marca, modello, qualunque sistema operativo vecchio o nuovo. Quindi tutto quanto detto vale sia per PC, smartphone, tablet e ormai anche per dispositivi indossabili, dove ci arrivano le notifiche e possiamo rispondere ai messaggi e cliccare magari su qualche link. Quindi per concludere, attenzione alle password, dove possibile usate o preferite dati biometrici e crittografia. Vedete che ormai i dispositivi cominciano ad avere tutti impronta digitale o sistemi di doppia verifica. Riducete il più possibile l'utilizzo di wifi pubblico o di wifi di cui non conoscete la gestione, la sicurezza. Mantenete il software aggiornato di qualunque tipo, okay, sia di tipo sistema operativo che di tipo produttivo, cioè di applicazioni. Cercate di utilizzare strumenti di scansione sempre aggiornati. Dicevo prima che l'antivirus comunque è utile, ma deve essere aggiornato. Se ho l'antivirus ultimo modello aggiornato la settimana scorsa, non serve a nulla, perché i problemi vengono causati sempre da cose nuove. Quindi è fondamentale averlo aggiornato. Gli ultimi tre sono i più importanti. Contate fino a 10 prima di cliccare un link o un allegato, perché molto spesso i problemi iniziano lì. E attenzione al backup. Backup deve essere fatto con costanza e deve essere sempre al sicuro. Sempre al sicuro vuol dire staccato dal dispositivo principale, altrimenti il rischio aumenta notevolmente. Quindi massima attenzione e state sempre allerta. Grazie. Grazie Massimiliano. Devo dire, sottolineo e rimarco tutto quello che hai detto perché è fondamentale. Poi è vero che quando si comincia a pensare al tema della cyber security sembra sempre di avere un milione di cose da fare, anche solo iniziare ad attivare un portafoglio password criptato, un password manager serio in cui custodire delle password veramente tutte diverse, veramente tutte difficili. Quindi uno diceva: come fare il password, andarle a registrare? Fatelo, prendetevi mezza giornata per farlo e fatelo, perché tutti questi sono tutti accorgimenti che un po' alla volta
entrano nel vostro modo di lavorare e mai come in questi casi prevenire è meglio che provare a riparare i danni dopo. Sì, anche perché molto spesso i danni non sono riparabili. Tra l'altro, quindi... Bene. E con questa botta di allegria... Grazie. No, grazie veramente, grazie Massimiliano.